allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro in Milano. Benvenuti ad Inter Lazio, innamorati del calcio. Un saluto a Bianco Celeste da parte di Luigi Sinibaldi. Via, partiti per questo match, inizia Inter Lazio. Pallone lungo, morbido, occhio a Perisic che si è inserito, poi Lautaro Martinez cerca il tiro in porta e palla sul fondo, tiro che termina a lato rispetto alla porta di Pepe Reina. Perisic, ancora bastoni, Brozovic, Eriksen di prima, attenzione che parte Lautaro Martinez, tocca chiaramente, no, tocca il pallone Hut, tocca il pallone Hut. Questa è una cosa clamorosa, Fabbri dà il rigore all'Inter e ammonisce Hut, ma c'è un chiaro tocco sul pallone di Hut. Fischia Fabbri, pronto Luca con la dischetta. E gol dell'Inter, che a momenti manco esulta, tra l'altro. Correa dopo aver ricevuto da Acerbi, doppio passo per eludere Brozovic, ancora Correa, pallone largo verso Marcic, versante di sinistra, adesso si va in zona più centrale con Luis Alberto, Immobile, a spazio, cerca il tiro in porta, Handanovic che salva anche il calcio d'angolo, forse no, forse sì, Fabbri dice che si può proseguire, va a puntare De Frey, ancora Immobile, largo c'è Lazzari, c'è anche Correa, va l'argentino a puntarla al rigore dell'Inter, poi si affida a Luis Alberto, ancora Luis Alberto, carica il destro Handanovic. Chi mi serve Lukaku, poi un numero di Lautaro Martinez che cerca il cross sul secondo palo, c'è Perisic che controlla in piena area, attenzione Lukaku vuole il pallone, sempre Lukaku, Reina la blocca, va a dare il pallone all'indietro per Reina, davvero molto difficile l'ostacolo Lukaku, adesso ancora recupera palla all'Inter però, Lautaro Martinez quasi al limite della rigore, viene però bloccato il solito Hut, ancora pallone all'indietro per Lukaku, Lukaku pallone dentro e c'è il fuorigioco, ovviamente non può non esserci il fuorigioco. Ha toccato Brozovic, è gol, viene dato il gol all'Inter. E dunque raddoppio di Lukaku, finisce 2-0 il primo tempo con un paio di episodi clamorosi, con il destro a servire Patrick che è libero, va al cross, arriva adesso, pallone verso Immobile anticipato all'ultimo da Skriniar, poi area di rigore ancora con Marusic, carica il destro, va Marusic, non male idea, palla però sopra la traversa. Poi Patrick, palla imbucata in aria, Immobile, sponda Acerbi con il destro, pallone alto sopra la traversa. Brozovic fa il coccodrillo intanto dietro la barriera nerazzurra, parte Milinkovic con deviazione, il gol su calcio di punizione, tutti ad abbracciare Escalante, e allora il gol potrebbe essere stato proprio di Gonzalo Escalante. Escalante per il 2-1 biancoceleste, poi area di rigore con Marusic per Immobile, sempre lui bloccato, poi Brozovic allontana, adesso occhio a Lukaku, scatta velocissimo Lautaro Martinez, ancora Lukaku, prova a tenerlo Parolo, ancora Parolo, Lukaku verso Lautaro Martinez, e quello è il 3-1 dell'Inter, incredibile azione di stampo rebistico praticamente dell'Inter con Lukaku che ha creato i presupposti per il gol di Lautaro Martinez al 19° della ripresa. Pallone lungo verso Lukaku che pensa anche a puntare dal rigore, cerca il tiro a Lukaku, Reina la tiene, lo aspetta Barella, ancora Acerbi, fa tutto da solo, poi l'appoggio per Marusic, c'è il cross, arriva in aria Caicedo, tocca Perisic, tocca male anche lui, Murici e Handanovic alla fine, trova il pallone davanti a sé. Fabbri blocca anche Lazzari perché la partita è finita, finisce 3-1, l'Inter va in testa alla classifica, la Lazio ferma la sua serie di vittorie.